Battaglia a tutti, ciao Roma, e benvenuti da Jacqueline in questo nuovissimo episodio su Plague Tale: Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi ho sclerato non poco a causa di alcune fasi del gioco un po' problematiche. E quest'oggi non dobbiamo fare altro che andare a continuare il capitolo che avevamo lasciato in sospeso la volta scorsa. Non ci dimentichiamo che adesso ci aspettano gli arrocieri ragazzi. Sì, eravamo arrivati qua, ragazzi. Il problema. Ma dai, bloccati. No, un modo si può trovare. Tipo usare questo carro. Può essere che magari la strada giusta. Probabilmente sì, ragazzi. Però diamo prima un'occhiata qua intorno. Qua c'è un banco da lavoro, anche se effettivamente attualmente non possiamo migliorare nulla. Per cui, caro Rodrick, dovremo utilizzare questo carro. Esatto. Oh! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Rodrick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. Allora. Alright, let's do this. Don't worry about me, kid. No, no. Non mi dite che succede quello che penso che succeda. No, perché pure la musica non mi sta a piacere, ragazzi. Amicia, they're all yours. Ci penso io, però tu resta coperto, Rodrick, ti prego. Ok. Cioè ragazzi, no. Ho paura che succeda qualcosa a Rodrick. No! Come no? No. La concia tua madre. Che avevo visto sto stronzo. Incominciamo proprio bene. Sto cercando ragazzi di prepararmi al peggio, ma certe cose non si affrontano mai bene. E Rodrick è uno dei miei personaggi preferiti di questo gioco, per cui l'idea che gli accada qualcosa mi sta facendo non poco male, ragazzi. Davvero. Oh merda, devo caricare un po' prima. Ok. Oddio. Che ne arriva qualcun altro, no? E mi fa la pelle come prima. Ah, pure? Rodrick, oddio, no. Oh, la musica non mi sta piacendo. No, no! Oh! Oddio! Oh! Figlio di una grande. E dai, però, che diamine! Ok, non restiamo indietro. Ma dobbiamo continuare a muoverci. Forza. Ok. Oh. Oddio, no. Oh. Cavolo. We're here. Accidenti. Come on, quick. Oh my god, Rodrick. I'm a bit better. I'm right behind you. All right. Non stai meglio, accidenti. Poverino. Oddio. Hugo, go. Oddio. Your turn. No, lui rimarrà indietro. Chi glielo regge a lui quello? I'll get you out. I'm sorry. Ma perché, maledetto? Sorry. To go. Oh.
io odio Uffa! What's happening? Penny, please! No! Those bastards have to pay! I'll make them pay! Our priority is to stay alive and stay together. That's why Roderick and Arthur sacrificed themselves. Just leave me alone! She's right, Millie. Non è giusto! He's gone, Hugo. He's resting now. I can't take any more of his bloody rest! Bastard! Cioè, io da adesso in avanti, nei giochi, nelle serie, non mi devo più affezionare a nessun personaggio, ragazzi, perché vi assicuro che ogni personaggio che piace a me, a cui mi affeziono, muore sempre! Muore sempre! Che palle però, cazzo, c'è da aspettarselo! Qualcuno sempre deve morire, ma cazzarola! Non potevano evitare, no! No! But they're going to get us too. Really? How? Like this. How do you... Madonna mia. It's really happening. Hugo, tell me you're going to help us kill those bastards. Sure. Melly, we've got no chance without your brother, Alicia. You get that, right? I will help you. And you're going to help us save Mummy. You've got yourself a deal. Oddio, ragazzi, oddio. Cioè, questo no, non si affronta. No, no. Cioè, mo resterò con questa cosa più o meno quasi tutta la giornata. Lo so, già lo so. Perché ovviamente forse era pure il mio personaggio preferito. E vabbè. Allora, la lanterna gliela devo spaccare. Però dobbiamo cercare di non farci vedere. Ok. Ok ragazzi, state pronti per favore? Via! Sì, via. Ok, eccoli là, eccoli là. Grande! It's a bloody mess. Madonna mia. Get ready. Sì, guardiamoci prima un attimo intorno e cerchiamo di raccogliere tutto quello che si può raccogliere, ragazzi, perché qualcosa mi dice che ne avremo bisogno. Visti già i precedenti. Ok, attrezzi. Mica abbiamo la bellezza di 3, però non abbiamo abbastanza materiali. Custodia morbida, riduce il tempo di ricarica della fionda. Direi di usarlo. Eccolo qua. Not bad. Not bad. Ebbene ragazzi, comunque migliorare tutto il migliorabile, perché comunque siamo addirittura di arrivo, siamo verso la fine e mi potrebbe esserci bisogno di migliorie, questo sicuramente, visto che siamo nella fase finale. Oh 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 oh. Calma, calma, calma. Lì c'è una torcia e una lanterna. Ok, extinguish ne abbiamo ancora. Dobbiamo spaccargli quella lanterna. Cari miei ratti, fate i bravi Franco, mi raccomando, perché fra non molto ci servirete. Dove cazzo è il tizio? Oh, eccolo qua. Ecco qua. Forza ragazzi! Attenzione, attenzione. Ah, oh! 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 Merda! Merda! Merda, 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 adesso muore, adesso muore, adesso muore, adesso muore. Oh! Ecco, ragazzi, ragazzi! Ok, con calma, ce la siamo cavata, ragazzi, non so ancora come, ma ce la siamo cavata. Il bello è che i topi stanno divorando i nostri nemici, ma lasciano in pace i nostri amici. Ho fatto pure la rima. Allora, ok. Dobbiamo approfittare del momento in cui ricaricano, ragazzi, per cercare di stare nascosti, ma dobbiamo avvicinarci il più possibile per riuscire a colpirli. Ok, ok, giù, 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 giù. Già i ratti, ragazzi, non ci fanno manco più caso a noi, ci lasciano tranquillamente passare. Evidentemente il potere di Hugo è talmente forte. Da qua ci arrivo a colpirlo? Sì, e come? Ok, però sta giù. Non vorrei farti colpire dall'altro, vero? Eppure te, tieni! Oh. Ovviamente. Allora, vediamo se qua c'è qualcosa che può tornarci utile. Forse qua dietro sì. Oh! The Inquisitor's Manual. Il manuale dell'inquisitore, davvero? It's written before Vitalis.
And we're gonna make sure there won't be a second volume. Beh, we're here. Speriamo proprio. Oh oh! Alicia, he's going to do something very bad. I can feel it. Bad? Like what? Excuse me, but whatever he's up to, we're here to kill him, right? Beh. Oh, oh merda, ragazzi. Let's go, Hugo. Ci ha appena salvato la partita e questo luogo è di una bellezza e di una angoscia più unica che rara, ragazzi. È spettacolare, davvero, questa cosa. Andiamo, ragazzi, le campane stanno suonando. Qualcosa mi dice che non sarà affatto una cosa facile. Questo è poco ma sicuro. Ah, ci serve anche nel Devorantis, almeno credo. So tell them to come out. Go on. Very well. Wow, forza ragazzi, andate! E divorateli tutti! Aia, la codice, tua madre! Minchia, dire che a me l'arco, ragazzi, come arma piace da impazzire. Ma in questo gioco me lo stanno facendo odiare come non mai. Ok, allora, le pietre quindi sono riservate agli arcieri. Andate, ragazzi, ok, allora. Tanto dobbiamo preoccuparci di ammazzare questi. Abbattere a far culo! Minchia che mira infallibile, c'ha sto stronzo! Evidentemente i ratti ci pensa automaticamente Hugo, suppongo. Quindi occupiamoci subito di questi due stronzi prima che sia troppo tardi. Hugo, maledizione, fammele fino addosso. Oh. Ok, dobbiamo stare attenti. Allora, utilizzare quest'arma, ragazzi, è sicuramente qualcosa di eccezionale, davvero eccezionale. Estinguiamo le loro fiamme prima che sia troppo tardi. Guarda come se la dà a gambe, il pezzo di merda. Ammazzatelo, ragazzi! Ah, oh! Gliel'avevo spesso! Ok, non sarà facile. Non sarà facile. Aspettiamo che sia proprio lì in mezzo. Ammazzatelo, ragazzi. Allora, cioè, raga, stare da quest'altra parte è incredibile. Cioè, alla fin fine, alla fine di tutto, ritrovarsi ad utilizzare l'arma che ci spaventava e che ci minacciava all'inizio è qualcosa di eccezionale, a mio avviso. Some family. Ah, beh. I Franco, non li conoscevi, i Franco? Ok, siamo dentro. Help me. No one else must get in. Ci siamo. Uff. Mi chiedo in che condizioni sarà il vecchio. You don't want to understand, Beatrice. Mommy! Ah, ancora normale. Hugo! Amicia! Mother! Did Vitalis do this? He sacrificed them. He's past the threshold. Oddio. Don't get out of here! Ah, pure lui. For pity's sake. Sarà una battaglia all'ultimo sangue, ragazzi, fra ratti e ratti. Vi ricordate che si era fatto fare tipo i ratti modificati per lui? Then let's go. Stay close to me. We're coming too. Ok. Ah, e la rasera i conti. Cioè, raga, non so se vi state rendendo conto di cos'è sto posto. Di cos'è sto posto. Ha imparato da solo, stronzo. Shut up, you old fool. Becchiato. And yet look at you, walking towards me like lost sheep to the shepherd. Ok, sto momento è epico, ragazzi. Oh, what exactly? I still have things to teach the carrier and his friends. Guardate. You're so touching. Thank you. Thank you for your candor. Oddio. Oh. Oh. Did you hear them? The angel.
Sapete qual è il punto, ragazzi? Che i suoi ratti... Oh! I suoi ratti, la luce, non la temono! Lucas, Melly, stay there! No, I can help you, I can! It's our blood, Melly, all right? Ok, raga, c'ho i brividi, c'ho i brividi! C'ho la pelle d'oca, c'ho la pelle d'oca! Oh! Oh! Oh, merda! Ok, dobbiamo estinguere le fiamme, assolutamente! Forza, ragazzi, forza! I can do it. Really? Go on, Hugo. It's our only chance. My blood. Ah! Stesso punto per creare. Perché? Quindi Ok. Mi sono salvata, ragazzi, per il rotto della cuffia. Forza, andate! Madonna, cioè, raga, è pazzesca sta roba. È pazzesca questa cosa. Per estinguere le fiamme in tempo. Forza, ragazzi, forza! E non cantare subito vittoria, Hugo! Ce la faremo! Dai, Franco! Mommy! Hugo! Amicia! He must not abuse his power! We're going to get you out of there! Che diavolo! We'll take care of it! Ah. Grazie! Oh! Hugo! You feel it too, don't you? But it scares you. The true power! The gift of self! I am unity! I am the blood that connects all people! Che cazzarola è quello? Get back! Stay with Hugo! Die! Become one with them! Che gli faccio a questi ragazzi? Ah, devo evitarlo. Tieni pronto, ok. Ma aiuto. Ok. Oh merda. Forza, Hugo, forza! Vai! Oh! Aiutami, Hugo! In faccia! Sta soffrendo. Oddio. Cioè, raga, sta parte finale è assolutamente... Io non so se questo sarà l'ultimo episodio. Probabilmente sì. Torniamo alla nostra battaglia. Vabbè, no. Cioè, però, se ogni volta devo ricominciare da capo, adesso evidentemente è molto più veloce. Cioè, la seconda fase, ovviamente, è più veloce. Vai, Hugo, vai! No, vai! Sono i miei topi questi. Adesso, cioè, dobbiamo stare attenti, ragazzi. Sì. Ok, la prima è andata. Vai, Hugo, vai!
possibile. Color! Sarà difficile. La prima è semplicissima. Già dalla seconda, ragazzi, si complica tantissimo la cosa, eh. Allora, adesso che lo sappiamo, direi di tirare subito Extinguis. Ok, di fare attenzione a sta seconda fase già. Chissà quante fasi avrà, ragazzi. Io penso almeno 3. Tac. Ok. Ok, dobbiamo cercare comunque di tenerli sempre sui lati, ragazzi. Ok, sempre sui lati, sempre sui lati. Ok. Vai, Hugo! Vai, Hugo, vai! Ok, 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 ok. Seconda fase, ce l'abbiamo fatta. Prendi questo, vecchio rugoso! Ok, ma ok, questo potrebbe essere Sì, infatti. Ok, pronti a stare sui lati. Prontissimi. Ok. Oh merda. Spegniamo subito le fiamme, ragazzi, quando è possibile, perché la cosa potrebbe essere problematica. Stiamo sulla destra. Via! Va! Ah! Sta per cadere qualcosa. Ah! Oh no, 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 no! No, cazzarola, che sfiga! Ah! E vabbè! Sì, ma così è possibile! E poi ogni volta ricomincia dall'inizio! Minchia! Calma e sangue freddo, allora, di nuovo. Ok. Stavolta ce la faccio, stavolta ce la posso fare, dai. Dai, 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 ce la posso fare. Ah, no, cazzo, quanto sono stupida. E mo? Come passo qua? Ok, spegniamo il fuoco. Oh no, vabbè, no. Oh no, cazzarola! Scusate se urlo così, ragazzi, però cioè cazzo! Ma permettetemi di essere volgare, per favore! Che diamine! Vabbè, ma cioè. Ma dove cazzarola si deve andare a mettere uno se lo spazio quello è? Ok, ragazzi, devo cominciare per forza proprio dall'esterno, esterno, esterno, capite? Ok. Ok, ce la posso fare. Dale, ecco della gran puta. Ok, poco, via, vai. Forza, Hugo, forza! Sì! Dopo! Sì! It's over.
Oh! Whoa! Ma soldi, non è che c'è qualche colpo di scena prima della fine? E i pezzi di merda invece ci hanno voluti lasciare così, sospesi, con questo enorme punto interrogativo, quest'ultimo scambio di sguardi tra il grande inquisitore Vitalis e il piccolo Hugo, ragazzi, ci fa intendere che qualcosa può essere scattato nel bambino, chissà che cosa, per cui il finale è stato rapidissimo, effettivamente. Non hanno fatto vedere la riunione con la madre, non hanno fatto vedere la felicità dei personaggi, il fatto che avevano vinto, il fatto che avevano sconfitto questo grande nemico. Hanno lasciato tutto così, tranciato di netto, come a volerci dire: ragazzi, guardate che forse non è finita qua. Per cui io ho la netta, nettissima sensazione che un sequel ci sarà, con quest'ultima zoomata sullo sguardo di Hugo, ragazzi. Evidentemente ci sarà qualcosa che vogliono ancora raccontarci. Che dire? Che dire allora di A Plague Tale: Innocence? Prima di proseguire, appunto, ci tengo a fare dei ringraziamenti speciali a quelli che con le donazioni, ragazzi, mi avevano permesso di poterlo comprare. Ah! Fermi. 17, l'uno per l'altro. Alla fine vorrà... Oddio, forse mi sarebbe piaciuto di più se fosse finito proprio in quel modo. Adesso chissà che cosa ci faranno vedere. Ci faranno vedere magari la loro riunione, il fatto che sono contenti, che sono felici, bla bla bla. Forse mi sarebbe piaciuto di più come l'avevamo pensato. 3 giorni dopo. Ok, sembra essere tornato tutto alla normalità, ragazzi. All right, let's go. Yes, that's all Lucas asked for. Is mommy okay. Going to get better with this? She will be all right, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. That's right. I can't wait for us to find a new castle. Well, you've got the taste of a king now. We'll see what we can do. We have to leave the region first. Ok, l'ambientazione già è diversa. So, vediamo che è tutto più... Yes. The nest is still there, but it's empty. È tutto pulito, ragazzi, sembra tutto sereno. Let's hold it. Try your hand at shooting. Not me. My sister's really good. Right, Alicia? Okay. Let's have a go. Good. Good. The rule is simple. You have 6 stones, 6 possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Sicuro. Ready. Go on, Alicia. E tac, cioè, ma lo volete dire a me che ho preso in testa il grande inquisitore in mezzo a una montagna di ratti indemoniati? Ma che è davvero? Ok, ah, c'è un altro là. Tac. E dov'è l'ultimo lì? Eccolo là, dietro al pollo. Hey, che gran premio. Grazie, grazie, signore. You're my biggest supporter. I was hungry. Amore, certo, prendila. Hey, today we're celebrating the 3rd day without rats. There's a little fair down the street. Go take a look. A fair? A real fair? I've never seen a fair before. Hugo, oh. Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's a fair. Come on. Hugo. Ehi. But we can't stay long. Che bello che cambia... Cioè, guardate già, ragazzi, solo il colore del cielo. Com'è bello. That's the young boy. Oh, no. No, you just can't come in. Why? Because you can. That's why. Ah, ecco. Non vogliono farlo entrare, ragazzi. Wait, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here by important people. We just don't want any trouble here. You understand? Yeah, I can see very well. Hugo, we have to go. Okay. Amore. Oh, adesso gli vado a spaccare la testa a quelli. Oh, è rimasto male. Il punto è che a quanto pare la gente li riconosce ormai. But the first one to arrive at the cart wins 20 apples. 20 apples? But you'll never beat me. Right, Slug? What? You'll see. Oh yeah? Then on 3. 1 2 3. Hey. Oh.
I'm right behind you. Che tenerezza. You can't beat me. Oh. Ma proprio un senso di gran spensieratezza, ragazzi. Bravo, amore. Ehi. We made it, Lucas. Do you have everything? St. John's wort, the hawthorn, all of it. Let's go. Good. Amicia? Yes? Why are they looking at me like that? Melly looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she... She had other things to do. That's not true. But it doesn't matter. Oh, chiunque gli fa del male io lo ammazzo! Lo ammazzo! Oh. Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. Hey, Hugo. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly? Me? You look like a big fat fly. A fly? Your own sister? Oh, such a slur requires punishment. Lucas! Hey! Ok, ok. È un finale degno questo qua. Cioè, allora, penso che se avessero lasciato come finale quello lì, sarebbe stato, cioè, è stato un colpo fra capo e collo pensare che il finale fosse effettivamente quello lì. Però vabbè, cioè, vedere questo finale un po' più lieto ovviamente comunque rasserena il cuore, diciamo così. Quindi sua sorella comunque ha ritrovato il suo fratellino, hanno un vero e proprio rapporto, sono riusciti comunque anche a salvare la loro madre e in più si ritrovano anche in compagnia del loro nuovo amico Lucas, per cui è un lieto fine, ecco, diciamo così. Però c'è quella nota che proprio un po' ti puzza di quell'ultimo sguardo fra l'inquisitore e Hugo, per cui quello mi si stampa qua, ragazzi. E ritorniamo a quello che stavo dicendo prima, che vedessimo insomma questo finale. Ci tenevo appunto a ringraziare tutti quelli che con una donazione mi hanno aiutato alla fine a comprarlo praticamente al lancio, pochi giorni dopo l'uscita, per cui grazie ancora a tutti, ragazzi, perché davvero questa serie ne valeva la pena, questo gioco ne vale la pena. Ho letto pareri un po' in giro di persone che si lamentavano del fatto che comunque effettivamente il gameplay è molto scarso, è molto ridotto, che alla fine ci si ritrova soltanto a percorrere percorsi guidati eccetera eccetera. Ma che palle, ragazzi, se questo genere di giochi non vi piace, non vi lamentate di come è fatto il gioco in sé, ma andate a giocare a qualche altra cosa. Il gioco di per sé è bello, ragazzi, la storia ti fa credere all'inizio di essere realistica, però appunto poi ci hanno inserito anche questo aspetto sovrannaturale, diciamo così, che però a me è piaciuto veramente molto. Insomma, mi ha colpita veramente molto scoprire che ci fosse anche questo lato un po' più sovrannaturale. Sono contenta che abbiano fatto un gioco comunque ambientato nella
dell'epoca medievale, perché è un'epoca storica che a me piace veramente moltissimo. E quindi, insomma, giocare un gioco ambientato in quell'epoca lì, con quelle ambientazioni, con quel modo di vestire, eccetera, eccetera, è veramente una bella cosa. Perlomeno per me è stata davvero una bella cosa, una bella esperienza, ecco, di gioco. Parlando più tecnicamente, il gioco graficamente, ragazzi, secondo me su console forse non rende la sua vera bellezza, perché ho sentito di persone che l'hanno giocato su computer al massimo delle prestazioni e insomma dicevano che era veramente uno spettacolo per gli occhi. Anche su console rende, ovviamente. Comunque, ragazzi, la console non avrà mai la resa comunque di un buon computer da gaming, però devo dire che è davvero una gioia per gli occhi questo gioco. Graficamente è bello, probabilmente rendono di più le ambientazioni che le animazioni dei personaggi di per sé, anche se ho visto di peggio, ragazzi, questo sicuramente. E che dire, ragazzi, della luce? A me è piaciuto veramente tantissimo come hanno usato la luce in questo gioco. Davvero ottimi giochi d'ombra, ottimi effetti di luce, l'effetto della luce del fuoco, ragazzi, l'effetto della luce del sole. Insomma, la luce in questo gioco secondo me è stata usata davvero benissimo e resa davvero benissimo. Dal punto di vista sonoro, che dire, ragazzi, che dire. Eccoci ritornati al menu principale. Le musiche in questo gioco sono veramente bellissime, davvero spettacolari, rendono poi tra l'altro bene l'idea dell'ambientazione, del momento storico in cui ci troviamo, per cui hanno fatto un egregio lavoro anche dal punto di vista sonoro. E il gameplay è quello che è, ragazzi, è un gioco appunto molto guidato, cioè non c'è dato comunque esplorare molto l'ambiente di gioco, anzi forse praticamente per niente. Però io sinceramente non la vedo come una pecca, nel senso che il gioco è quello, il genere di gioco è quello. Amen. Inoltre mi è piaciuto molto, ragazzi, come hanno sviluppato il sistema di combattimento, mettiamolo fra molte virgolette. Intendo dire che sono tante e varie le opzioni di approccio, ecco, sia ai nemici che all'ambiente, che hanno messo all'interno del gameplay del gioco. Quindi, che dire, è Plague Tale, è un gioco che consiglio? Io direi di sì, ma non ai musoni che sanno di non poter tollerare di giocare ad un gioco che magari è un po' più guidato. Per cui, ragazzi, se siete fan degli open world, quindi, e non potete giocare ad altro se non a giochi in cui avete mappe gigantesche, allora Plague Tale non fa per voi. Se no, ragazzi, sì, mi sentirei di consigliarlo assolutamente. A questo gioco mi sento di dare un bel 9, perché no, ragazzi? Cioè, a me quando un gioco mi piace, sapete benissimo che sto a badare poco ai difetti. E quindi, che dire, wow, sono stata veramente felicissima di portare questa serie sul canale, perché se lo meritava davvero tanto. Fatemi sapere qua sotto in commento, ragazzi, voi che cosa ne avete pensato, se l'avete giocato, se non l'avete giocato, se avete guardato soltanto la serie. Insomma, fatemi sapere i vostri pareri qua sotto in commento. Grazie ancora a tutti, questo video termina qui, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!